Il 12 maggio è in libreria Oriente e Occidente, l'ultimo libro di Federico Rampini, che è in collegamento da New York. Buongiorno Federico. Buongiorno. E allora, proprio nel momento in cui, nell'incontro-scontro tra Cina e Stati Uniti, con le accuse reciproche sulla crisi in corso, che però al di là dell'epidemia in corso è soprattutto un contrasto e una crisi di potenza, esce questo tuo nuovo libro che in realtà ha, come dire, un respiro storico, un lungo respiro, diciamo, nel rapporto tra Oriente e Occidente. Però appunto partiamo dall'ultimo capitolo, partiamo dall'attualità. In questa lunga storia di appunto scontro e incontro tra Oriente e Occidente, la pagina di oggi vede Cina e Stati Uniti che si confrontano, secondo alcuni addirittura, in uno scenario che potrebbe portare a una nuova guerra fredda. Sì, dunque, intanto hai ragione, il mio libro è un libro di storia che percorre, racconta, esplora 2000 anni di scontro di civiltà tra Oriente e Occidente, o a volte incontro, fusione, attrazione reciproca, perché siamo passati da tutte le fasi. Ed è vero che c'è il capitolo finale dedicato a questa nuova fase di scontro di civiltà, perché in fondo tutte le pandemie della storia, possiamo risalire alla peste Antonina che segnò probabilmente la fine, la caduta dell'impero romano, comunque accelerò, contribuì al disfacimento, al crollo di uno dei più grandi imperi della storia, le pandemie sono sempre state dei test, degli esami per intere nazioni, imperi, civiltà, alcune civiltà non si sono mai riprese dallo shock di una grande epidemia. E quindi di nuovo sta accadendo che questa pandemia sia diventata una specie di esame da superare per dimostrare quali sono i sistemi, le organizzazioni collettive più robuste, più solide, più coese, più solidali, più efficienti, che usciranno probabilmente rafforzate Da questa prova tremenda. E vediamo quanto anche le classi dirigenti stanno interpretando, stanno decifrando gli sviluppi della pandemia e della depressione economica che ne segue come una specie di test della prova di forza tra Stati Uniti e Cina. È presto per fare dei bilanci, e io credo che i bilanci su questo si faranno nel lungo termine, davvero. L'impressione che la Cina stia uscendo vincitrice è molto schiacciata sul breve periodo, perché questo regime cinese non ha mai affrontato una crisi economica praticamente dai tempi della rivolta di piazza Tiananmen, quindi non sappiamo come reggerà il regime di Xi Jinping. L'altra cosa però che si lega molto anche al mio libro è questa: quando diciamo Oriente non dimentichiamoci mai che ce n'è più d'uno, e anche nel coronavirus dobbiamo osservare con attenzione le risposte che variano dal Giappone alla Corea del Sud, da Taiwan a Singapore, perché abbiamo a che fare con altri modelli, tutti più o meno legati a un sistema di valori confuciano, perché da lì partono le grandi civiltà dell'estremo Oriente, hanno una matrice comune, però poi oggi parliamo di sistemi politici molto diversi tra di loro. La Corea del Sud e il Giappone sono delle vere liberal democrazie. Singapore è una forma di autoritarismo, paternalismo di destra. Taiwan è un'altra democrazia. Quindi sono molto diverse dalla Cina. La Cina, appunto. Noi siamo abituati a pensare alla Cina come un grande paese, certo, ma che esce da poco da una situazione, diciamo, di povertà e sta appunto crescendo soprattutto economicamente, sta diventando una grande potenza. Però abbiamo appunto un po' lo stereotipo di questa Cina povera, ma o comunque inferiore, tra virgolette, agli occidentali. Ma come racconti benissimo nel tuo volume, per tanti secoli non è stato così, anzi l'estremo Oriente era la parte più, era molto, diciamo, più ricca e avanzata rispetto all'Occidente.
Sì, questa è una delle cose che mi affascinano e che racconto nel libro. Cominciamo intanto col ricordare, perché non è detto che i lettori lo sappiano, che la Cina viene fatta risalire come civiltà, quindi con una sorta di continuità mai completamente spezzata o interrotta, viene fatta risalire a 4.500 anni fa. Quindi ha una storia che è quasi il doppio come lunghezza rispetto a quella della civiltà che consideriamo nostra, quella greco-romana o giudaico-cristiana, quasi il doppio come lunghezza. Quindi questo bisogna sempre ricordarselo, perché nell'arco di questa storia, per la maggior parte del tempo, la Cina è stata molto più ricca di noi e l'Oriente è stato per gran parte della nostra storia un luogo dove andavamo a cercare ricchezze superiori, saggezza, spesso anche conoscenze scientifiche. E questa è una delle cose più affascinanti, cioè se ricordiamo cos'è stata la Cina ai tempi di Marco Polo o del grande gesuita Matteo Ricci che andò là per evangelizzare i cinesi, ma fu anche profondamente affascinato dal loro livello di cultura. Voltaire e Montesquieu, i filosofi dell'illuminismo che hanno ispirato la rivoluzione francese, consideravano la Cina addirittura un modello politico per l'Europa. E quindi, per tanta, tanta parte della nostra storia siamo andati in cerca di modernità, e di valori in Oriente. E infatti una, diciamo, delle cose più affascinanti del tuo volume è che sì, affronti 2000 anni di storia, ma in realtà non è solo la storia oppure un libro di storia a cui siamo abituati. Quello che metti a fuoco nel tuo libro è anche la percezione che nei secoli Oriente e Occidente hanno avuto reciprocamente e che non sempre poi in realtà corrispondeva appunto a realtà, ma molte volte si sono generati dei miti che hanno condizionato la percezione, no? Tra questi due Certo. universi. Sì, per noi l'Oriente è stato un deposito, un giacimento culturale inesauribile. Ce ne siamo spesso costruiti una rappresentazione immaginaria, però voglio ricordare per esempio quanto importanti sono state le religioni orientali. Dal buddismo, in fondo anche il taoismo, hanno affascinato ad esempio tutta la corrente culturale che noi chiamiamo romantica. Il romanticismo tedesco è andato a cercare là, la vera religione, la vera saggezza, il senso dell'esistenza. E questo poi si è prolungato, fino a Hermann Hesse, il Siddhartha, o fino ai Beatles e al loro pellegrinaggio in India. Cioè, molto spesso noi abbiamo avuto quest'idea dell'Oriente come di un luogo dove potevamo ritrovare noi stessi, ritrovare dei valori più profondi e più veri. È molto interessante anche ricordare come loro si sono rappresentati noi, perché anche nel modo in cui i cinesi o i giapponesi o gli indiani si sono raffigurati l'Occidente, ci sono state tante fasi molto diverse. È solo nell'ultima fase, nel periodo degli ultimi 3 secoli, diciamo, che l'Occidente prende una lunghezza di vantaggio e quindi improvvisamente diventa il paradigma della modernità. E tante classi dirigenti o élite intellettuali asiatiche cominciano a rincorrerci, a copiarci, a emularci e si convincono che i loro paesi devono in qualche modo omologarsi all'Occidente. Questa è una storia importantissima perché spiega miracoli economici come quello del Giappone e della Corea del Sud, ma spiega anche tanta parte delle rivoluzioni cinesi, sia la rivoluzione comunista di Mao, sia la rivoluzione capitalista della Cina, guardano comunque all'Occidente e vogliono misurarsi con l'Occidente. E un capitolo, un protagonista del tuo libro è anche lo yoga, che tu appunto definisci irresistibile e incompreso. Perché? Ma intanto perché lo yoga è una delle discipline che l'Asia, in questo caso l'India, ha esportato in Occidente con strepitoso successo.
Cent'anni fa nessuno avrebbe immaginato che ci sarebbe stata una palestra di yoga, un centro di yoga in ogni città italiana o in ogni città americana. È un fenomeno relativamente recente, ma che fa parte di questo continuo gioco di seduzione reciproca, in cui noi siamo stati spesso i sedotti, noi europei. Anche perché voglio ricordare un elemento brevemente, che percorre il mio libro. L'Europa in realtà è minuscola rispetto all'Asia ed è una specie di propaggine, di escrescenza, cioè non esiste l'Europa come entità geografica, noi siamo soltanto una specie di penisola alla periferia dell'Asia, infatti è più corretto parlare di Eurasia, e quindi è molto più spesso sono stati loro che hanno esportato influenze. La storia dello yoga è affascinante, io la percorro sia attraverso la mia esperienza personale, perché ho cominciato a praticare yoga esattamente 50 anni fa, avevo 14 anni, e sia perché con un po' di umiltà oggi devo riconoscere di averne sempre capito troppo poco. Andando, immergendomi nello studio di grandi esperti dello yoga, uno dei quali per una strana coincidenza è un intellettuale romeno dell'inizio del Novecento, Mircea Eliade. Ho l'impressione che lo yoga, come lo pratichiamo noi, ci fermiamo a una superficie, è un aspetto molto fisico, di quella disciplina. Comunque è una storia veramente affascinante, così come lo è quella dell'idea di erotismo in Oriente, come il ruolo della donna ha avuto delle fasi estremamente diverse nella storia delle civiltà orientali, e spesso noi siamo andati in Oriente, noi voglio dire, soprattutto il maschio bianco, nella storia, in 2000 anni di storia, è andato in Oriente a cercare un'idea diversa del sesso, dell'erotismo, ma tutto questo è una storia che ci porta lontanissimo, perché in fondo perfino il rapimento di Elena di Troia, la guerra di Troia in Omero, è una storia che ci parla del ruolo della donna, tra Oriente e Occidente. È uno dei temi che affaccio nel libro. Quindi ecco, vorrei sottolineare come appunto questo è un viaggio non solo nella storia dei grandi eventi politici, delle grandi battaglie, ma anche un viaggio nella storia del costume, della società di questi due mondi. Però è anche un viaggio nei libri, cioè un viaggio attraverso i libri, tutta una serie di libri fondamentali che citi in questo tuo volume, che diciamo ecco, per una volta tu da nomade globale, che con i tuoi viaggi i tuoi anni vissuti in varie parti del mondo, ecco, affianchi un viaggio anche attraverso i libri. Quale di questi ti ha più appassionato? La lettura di questi, quale ti ha più appassionato? Sì, intanto confermo quello che tu hai detto, cioè questo è un libro che è fatto anche di tantissime letture, una parte delle quali cominciarono tanti, tanti anni fa, quando vivevo in Asia e sentivo il bisogno di approfondire la storia, la cultura, l'arte, il costume, immergendomi nella lettura. Quindi incrocio in questo libro un'esperienza vissuta in quei paesi. E poi una discreta bibliografia, anche perché l'ultimissima parte di scrittura del libro ha coinciso con un lockdown in cui ero prigioniero in casa mia e quindi passavo il mio tempo con i libri e dentro i libri. Tu mi chiedi qualche titolo. Allora, intanto sono soprattutto dei grandi classici. Il Milione di Marco Polo non finirei mai di rileggerlo, perché è un libro che improvvisamente aprì uno squarcio in un'Europa che si credeva in grande fase di rinnovamento, ma era in realtà ancora un'Europa povera e arretrata. Improvvisamente questo viaggiatore, questo giovane mercante veneziano, racconta di un paese che sembra talmente sofisticato, talmente avanzato, talmente ricco da essere inverosimile. Infatti il Milione si chiama così perché il titolo è una presa in giro, cioè i suoi lettori, i suoi contemporanei, credettero che Marco Polo era un grandissimo bugiardo, che era un cacciaballe, che era uno che raccontava favole.
Eppure è un libro di una ricchezza straordinaria, ci racconta una Cina che era veramente un mondo molto più ricco e più avanzato di noi. Poi ci sono libri che raccontano la figura di Matteo Ricci, uno in particolare di un sinologo americano, Jonathan Spence. Matteo Ricci è un gesuita, era uno scienziato, ha vissuto soprattutto in Cina e troppo poco studiato oggi in Italia, nel suo paese. E poi un libro che mi ha affascinato moltissimo è di un sinologo francese, Etienne Blanc, L'Europa cinese, è un libro di 30 anni fa, ma è straordinario perché proprio passa in rassegna tutte le fasi del nostro innamoramento per l'estremo oriente, anche con le sue forzature, anche con le sue deformazioni, con le sue manipolazioni, e poi come l'estremo oriente ha usato noi europei per cambiare la percezione di se stesso. Uno dei capitoli che mi ha colpito di più è appunto quando racconti la guerra dell'oppio, no? Che è una delle date fondamentali nel rapporto tra l'Estremo Oriente, la Cina e gli europei. È quel periodo storico, come appunto scrivi, in cui la Cina passa da una superiorità pretesa nei confronti dell'esterno, scopre di essere invece rimasta indietro rispetto agli europei e di subirne duramente i colpi. E proprio il simbolo di questa svolta è la distruzione di un palazzo importante cinese che probabilmente, sicuramente in Italia, ma probabilmente in Europa, è un avvenimento che è stato un po' messo da parte, ma che invece ancora oggi in Cina ha un peso importante. Ce lo racconti? Sì, certo. Ma è anche un episodio singolare, in fondo nella sua eccezionalità, perché per la maggior parte degli oltre 2000 anni di storia che io racconto in questo libro, siamo stati noi a essere invasi dall'Oriente. Normalmente le grandi invasioni partivano dalle steppe dell'Asia orientale o centrale, i popoli delle steppe invadevano parte dell'Asia e arrivavano fino in Europa, dagli Unni in poi, e tra l'altro hanno portato anche tante pandemie. Con gli invasori viaggiavano spesso i germi. E invece il saccheggio del palazzo d'inverno alla periferia di Pechino è un caso opposto in cui i barbari siamo noi, soprattutto truppe inglesi e francesi, che si vendicano contro alcuni atti di guerra dei cinesi, praticamente distruggendo l'equivalente della Reggia di Versailles, cioè il palazzo d'inverno alla periferia di Pechino. Era una meraviglia, una ricchezza inaudita. C'erano, sia dal punto di vista architettonico, le biblioteche di libri preziosi, gli oggetti d'arte. È uno degli episodi, dopo le guerre dell'oppio, che lasciano un trauma profondo nella memoria dei cinesi e spiegano in fondo anche un'ansia di rivincita. Un personaggio come Mao Zedong aveva forte quest'idea di un riscatto della dignità nazionale della Cina al termine di più di un secolo di umiliazioni. Loro lo chiamano l'Ottocento, le guerre dell'oppio e poi l'incrostazione semicoloniale delle potenze occidentali che di fatto comandano, dettano legge in alcune grandi città della Cina, da Hong Kong a Canton a Shanghai. Tutto questo per loro è il secolo delle umiliazioni, in cui subiscono delle violenze, delle angherie da parte degli occidentali, ma al tempo stesso prendono coscienza che questo è il risultato di una loro decadenza. Sono stati quasi conquistati, perché la Cina non è mai diventata una vera e propria colonia come l'India, sono stati quasi conquistati dagli occidentali perché si erano fortemente indeboliti. Quindi c'è questo shock del secolo delle umiliazioni che porta le classi dirigenti cinesi a inseguire una modernità. E lì uno dei modelli, tra l'altro, è il Giappone, perché il Giappone, prima della Cina, ha capito che deve reagire alla forza dell'Occidente, studiando l'Occidente, copiandolo in certi settori, ma preservando
il cuore, il nucleo duro della propria civiltà, dei propri valori e delle proprie tradizioni. Allora, vi ricordo il 12 maggio in libreria il libro Oriente e Occidente di Federico Rampini. Non siamo riusciti a parlare di tutto in questa breve trasmissione, ma vi ricordo, vi accenno solo che si parla anche molto di India, di Giappone nel corso dei secoli, ma forse è anche bene, insomma, lasciare un po' di curiosità poi al lettore di stimolo. Quindi grazie Federico Rampini e alla prossima. Grazie.